Ciao Davsim, questo video ha brevissima scadenza perché esce a 2 ore circa dal sorteggio di Champions League per i quarti di finale 2018-2019 e anche con gli abbinamenti delle semifinali. Sì, perché vi ricordo che i quarti di finale saranno divisi in due gruppi, gruppi da due coppie, già determinando quali saranno appunto gli accoppiamenti per le semifinali. Quindi chi andrà ad affrontare qualsiasi squadra ai quarti di finale saprà quali saranno le due possibili sfidanti nell'eventuale semifinale. E allora perché farlo comunque? In effetti potevo anche farlo uscire un po' prima, ma va bene lo stesso perché è importante, può essere importante tenere a mente anche dopo il sorteggio quali sono le impressioni e le sensazioni dei tifosi delle altre squadre rispetto alla Juventus. Chi ha paura della Juventus? Chi teme la Juventus tra i tifosi delle altre 7 squadre candidate a questi quarti di finale, anzi candidati ad un posto nelle semifinali? Vediamo un po' questo partendo dal presupposto che, sondando un po' il web, mi sono reso conto che per quanto riguarda noi, ovviamente, ma purtroppo direi, la squadra più richiesta come sfidante nei quarti è il Porto. Lo dico qui, non sono d'accordo, perché viene scelto il Porto dai tifosi in quanto squadra palesemente più debole e evidentemente, come dicevo già ieri, la squadra più modesta, ma io non sono d'accordo con questa visione. Non dobbiamo sperare in un sorteggio facile per i quarti perché potremmo trovarci male per le semifinali. Vero è che se noi prendiamo una squadra facile è più probabile che si sfidino due squadre forti tra di loro e quindi una inevitabilmente elimini l'altra, così da facilitarci comunque il cammino in avanti. Ma dobbiamo sperare di avere un sorteggio quantomeno ostico, secondo me, per andare avanti con merito e con grande determinazione, alzando il livello delle nostre prestazioni in questa Champions League. Fatta questa premessa, allora partiamo con l'analisi breve tra delle varie squadre, delle tifoserie delle varie squadre che ho sondato visitando un po' i loro siti, i loro forum, diciamo fan forum, un po' anche i loro social, quindi quelli che sono i commenti, ad esempio su Twitter da parte dei tifosi di queste squadre, partendo in ordine alfabetico con l'Ajax. La tifoseria dell'Ajax inevitabilmente si sente arrivata ai quarti di finale da outsider. Sa di aver eliminato egregiamente il Real Madrid, vincitore delle ultime 3 Champions League consecutive, ma sa di non poter fare la voce grossa, nonostante il gioco espresso appunto dall'Ajax sia fin qui veramente notevole. E allora i tifosi dell'Ajax temono e cioè vorrebbero evitare 3 squadre: Barcellona, City e proprio la Juventus. Per i tifosi dell'Ajax, prevalentemente la Juventus è tra le 3 squadre più temute. Tra l'altro c'era anche un utente che ho trovato che però voleva invece prendersi una rivincita sulla Juventus dopo che nel 96, secondo lui, gli abbiamo rubato la Champions essendo dopati. Ma probabilmente questo, più che un tifoso olandese dell'Ajax, sarà stato qualche anti-juventino italiano infiltrato nel forum dei tifosi olandesi, ma non lo sapremo mai. Comunque registriamo già questo, che una delle squadre che sicuramente teme la Juventus, una delle tifoserie che sicuramente teme la Juventus, è l'Ajax. In ordine alfabetico passiamo allora al Barcellona. La tifoseria del Barcellona ovviamente la conosciamo meglio, sappiamo che è la tifoseria di una squadra che ha vinto tantissimo, ma che di recente ha vinto un po' meno, quantomeno del Real Madrid, che è, diciamo, l'acerrimo nemico. E allora sperano che sia questo il loro anno, vogliono andare avanti. E allora chi vogliono? Il Barcellona vuole il Porto. I tifosi del Barcellona, un po' come noi, vogliono sfidare il Porto. Secondo me non tanto perché è evidentemente la squadra più modesta, ma anche perché per caratteristiche sarebbe più facile per loro sfidarla. Non credo che badino alla vicinanza chilometrica tra le due città, onestamente, ma più che altro ad una questione di affinità proprio tecnica. Allora, i tifosi di Barcellona veramente in grande prevalenza vogliono il Porto, ma vogliono anche un'altra cosa: che si sfidino tra di loro Juventus e Manchester City. Vogliono che il City prenda la Juve e la Juve prenda il City, perché evidentemente temono sia il City ma anche noi. Quindi i tifosi di Barcellona temono la Juventus, secondo me ci temono soprattutto per Cristiano Ronaldo, ci temono per come abbiamo eliminato l'Atletico Madrid senza dubbio, ci temono anche forse per gli ultimi anni in cui comunque abbiamo dato filo da torcere proprio al Real Madrid e abbiamo anche eliminato loro in recenti quarti di finale 2 edizioni fa. Loro che tra l'altro appunto sono 3 anni che non superano i quarti di finale e quindi vogliono inevitabilmente andare più avanti e per farlo, proprio per questo, vogliono il Porto per non avere ostacoli seri. Dice: prendiamo il Porto e andiamo in semifinale, sperando che nel frattempo Juve e City si eliminino da sole. Quindi ci temono, ragazzi, tifosi del Barcellona ci temono.
Passiamo allora al Liverpool. I tifosi del Liverpool, premessa, andando a visitare i forum, diciamo i siti dei tifosi delle quattro squadre inglesi, mi sono imbattuto in questo vocabolario molto molto simpatico. E quindi il Tottenham, comunemente detto Spurs, viene chiamato Spuds, i Reds, quindi i tifosi del Liverpool viene chiamato Scum, e il Manchester United viene chiamato Dippers. Quindi troverete, se andate sui loro forum, non trovate scritto Manchester United, ma trovate scritto Dippers. Insomma, sono degli appellativi dispregiativi da parte dei tifosi delle altre squadre. Allora, il Liverpool, quindi gli Scum, vogliono evitare il Tottenham, ma anche il City. Li vogliono evitare sia per una difficoltà proprio a doverli affrontare, ovviamente sarebbe un derby, ma molto probabilmente ci sarà un derby, sia per una questione, dice, di noia. Qualcuno diceva sarebbe veramente noioso, farebbe schifo dover sfidare Tottenham e City, non sarebbero entusiasti di questo abbinamento, e preferirebbero invece Porto o Ajax. Quindi i tifosi del Liverpool assomigliano molto a noi, vorrebbero una squadra facile per andare il più possibile avanti. Ricordate, il Liverpool ovviamente viene da una finale persa contro il Real Madrid, quindi loro, diciamo, possono parlare di poter arrivare in fondo perché sperano di dare continuità a quello che si è visto l'anno scorso. Vogliono evidentemente tornare in finale. Per farlo, quello che sperano è di evitare Tottenham e City, ma soprattutto di prendere il Porto o l'Ajax per questi quarti di finale. Passiamo al Manchester City. I tifosi del Manchester City sono molto snob. I tifosi del Manchester City sono estremamente snob, per cui nelle loro discussioni trovate sempre un'opinione abbastanza distaccata. Loro non mostrano mai particolare paura. Sono sempre abbastanza così, ragionano sempre in maniera un pochino astratta. E allora fondamentalmente hanno detto che temono la difesa della Juventus. Hanno detto contro la Juventus più che altro sarebbe molto difficile sfidare quella difesa lì, per quello che ha fatto vedere storicamente. Quindi questo è un dato da tenere in conto. I tifosi di Manchester City temono la Juve per lo più per quanto riguarda la fase difensiva e preferirebbero il Tottenham. Però è veramente difficile capire, ecco, non, veramente non si sporcano le mani i tifosi del City. Non vanno a dire io preferisco questo piuttosto che quest'altro, non si sbottonano. Sono lì a pensare noi siamo i più forti, dobbiamo arrivare in finale. Ci arriveremo chiunque sia l'avversario. Mi ricordano un po' anche i tifosi del Bayern Monaco da questo punto di vista. Quindi sono un po' antipatici, però quantomeno hanno detto che temono la nostra difesa. Manchester United, quindi i Dippers, i cosiddetti Dippers, invece sperano pure loro di incontrare il Tottenham. Evidentemente questo Tottenham è ben visto come avversario in Inghilterra, sarà per i risultati altalenanti degli ultimi mesi. Manchester United preferisce il Tottenham, ma da notare una cosa molto importante, che molti hanno scritto nei forum che non disdegnerebbero la Juventus visto che li abbiamo già battuti. Qualcuno scrive: visto che li abbiamo battuti con The Toxic One, non The Special One, possiamo batterli anche adesso. E questo, da questo capite quanto pesa, può pesare la sconfitta della Juventus contro il Manchester United nel girone, dove appunto perdemmo la seconda partita. Pesa anche per una questione di immagine della Juventus all'esterno, cioè i tifosi del Manchester United dicono: ma sì, prendiamo la Juve, va bene che hanno eliminato Atletico Madrid, hanno Cristiano Ronaldo, ma noi li abbiamo già battuti nel girone, quindi nella doppia sfida possiamo ben sperare di batterli nuovamente. Tifosi di Manchester United che comunque sanno bene di trovarsi lì un po' per caso, dopo aver eliminato il Paris Saint-Germain anche per grandi colpe del Paris Saint-Germain, però evidentemente vogliono fare un buon cammino. Ripeto, però sperano soprattutto di incontrare il Tottenham. Passiamo al Porto. È stato molto difficile trovare le opinioni dei tifosi del Porto perché un paio di forum che ho trovato erano deserti, disabitati, un po' abbandonati, però qualcosa ho trovato. Fondamentalmente i tifosi del Porto vogliono l'Ajax o lo United. Questa più o meno è l'opinione prevalente. Naturalmente perché? Perché sanno bene di essere la squadra meno forte, diciamo così, l'outsider vera, cioè, ma neanche tanto l'outsider, cioè l'outsider in senso positivo, in realtà sono proprio la squadra che sta fuori da ogni discorso, e allora vorrebbero semplicemente un sorteggio facile per andare più avanti possibile, per una questione economica, per una questione di entusiasmo, per una questione di blasone. Allora dicono: prendiamo l'Ajax, che lo sfidiamo, ce la giochiamo tranquillamente, o lo United, che evidentemente è la squadra che agli occhi degli altri ha fatto vedere meno cose positive in questa Champions fin qui. Quindi i tifosi del Porto vogliono semplicemente un sorteggio facile, di conseguenza temono tutte le altre. E chiudiamo allora con il Tottenham, tifosi del Tottenham detti Spuds, sperano di prendere il Manchester United, anche loro sperano il Manchester United, e così come appunto il Manchester United spera il Tottenham. Quindi avete visto che il City vorrebbe il Tottenham, il Manchester United vorrebbe il Tottenham, ma il Tottenham vorrebbe il Manchester United e non il City. Beh, evidente questa cosa. Tra tifosi inglesi evidentemente si conoscono anche come tifoserie, si conoscono anche come rispettive squadre, si sono incontrate, si incontreranno ancora naturalmente in Premier, e appunto i tifosi del Tottenham però vogliono evitare
anche altre squadre quali il City, l'ho già detto, ma anche il Barcellona. Per quanto riguarda la Juventus, i tifosi del Tottenham sono un pochino divisi. C'è una parte che dice sì, possiamo affrontare la Juventus, una parte che preferirebbe di no per una serie di ragioni. Quindi alla fine non è tanto che i tifosi del Tottenham ci temono, però preferirebbero, non ci hanno particolarmente nominati, sono un po' indecisi. E allora, concludendo, possiamo dire che la Juventus è temuta sicuramente dall'Ajax, è temuta sicuramente dal Barcellona ed è in parte temuta dal City. Poi le tifoserie delle altre squadre invece hanno opinioni diversificate. Da sottolineare che il Porto ci teme a prescindere perché teme chiunque, ma non è quindi da annoverare tra le squadre che tra le tifoserie che veramente ci temono. Per il resto ci sono appunto ragionamenti un pochino più dettagliati di cui vi ho detto. Allora, la situazione adesso è questa: nel momento in cui state guardando questo video può darsi che il sorteggio sia già terminato, quindi sappiamo già gli abbinamenti. Resta però nella storia questa, che è l'immagine delle tifoserie di queste altre sette squadre rispetto alla Juventus alla vigilia del sorteggio. Spero di avervi offerto quindi un servizio anche utile a distanza di tempo. Grazie per aver guardato, grazie per l'eventuale like al video se vi è piaciuto e per i vostri commenti e quindi la partecipazione al dibattito qui sotto, in cui magari mi direte qual è, se avete ancora tempo, la squadra che veramente più temete tra le altre sette per il sorteggio della Juventus. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, grazie ancora e sempre forza Juve!